Grazie Presidente. E ringraziamo anche il Presidente del Coge Sardegna che si è impegnato in modo così particolare e importante per cercare di sostenere e approvare il bilancio del CSU Sardegna Solidale, che non è poco per noi perché è una consuetudine e soprattutto una benemerita operazione che contribuisce ad aiutare molte delle associazioni della Sardegna, se non tutte. La mozione numero uno di contrasto alla povertà non è stata elaborata dall'Osservatorio regionale del volontariato perché sono state date precedenze ad altre, quando questa era la più importante da portare avanti, da risolvere. È un problema serio la povertà, purtroppo, però non è stato valorizzato al momento. Si sono impegnati per evitarlo e quindi nella continuità del lavoro, nella rappresentanza, speriamo di poterlo affrontare e derimere nel modo migliore che possiamo fare verso questa comunità sofferente che ha bisogno, assolutamente bisogno di aiuto a 360 gradi. Le associazioni partecipano a questa attività di sostegno insieme alle altre organizzazioni che sono per esempio la Caritas o le chiese o i gruppi vincenziani e così via, tutti e comunque anche quelle che sono nelle strutture locali con le cucine per dare pasti alle famiglie eccetera. Comunque la mozione numero uno decideva e diceva e dice questo: l'Assemblea regionale del volontariato riunita a Cagliari il 26 ottobre 2013 presso la sala Pasolini del centro congressi della Fiera di Cagliari, preso atto del dilagare della povertà e della situazione talvolta tragica che vive la nostra Sardegna, preso atto dei forti richiami fatti da ospiti e delegati in assemblea, chiede al Consiglio regionale, al Presidente della Regione, agli assessori competenti di adoperarsi attivamente con apposite normative e specifiche iniziative per contrastare il dilagante e triste fenomeno della povertà, anche valorizzando l'apporto e le iniziative delle organizzazioni di volontariato che già operano in questo delicato campo. Chiede allo stesso tempo di sostenere lo sviluppo delle sensibilità tra le altre organizzazioni di volontariato, in particolare tra quelle impegnate nel settore della protezione civile. Questo è il sunto della comunicazione che l'Assemblea ha deliberato per la povertà, senza contare poi tutte le attività e tutte le azioni che si sviluppano, anche familiari, anche personali, nella nostra Sardegna. Dall'Istat sembra che ci siano solo 4.500 poveri in Sardegna circa, una cosetta da poco su 8 milioni di poveri dell'Italia. Adesso si parla di 14 milioni, di 17 milioni, sparano a 150 all'ora. Comunque sia, la povertà che esiste è radicata nel territorio della Sardegna e noi in qualche modo dobbiamo combatterla e cercare di ridurla il più possibile. Grazie.